Salve da Agropalati, con queste cipolle rosse nelle macchie delle cosserie. Queste sono le cipolle più piccole. Con questo chilo di cipolle, cipolline di piccoli appezzamenti, ecco, le preparo in agrodolce. Adesso queste cipolline, chiamiamole così, non sono proprio piccolissime, ma sono giuste per prepararle in agrodolce. Verranno pulite. Facciamo la radice, ecco qua. Poi possiamo fare dalla parte bassa a salire, vedete, li possiamo pelare in maniera pratica. Ecco qua. Andiamo avanti così. Non conviene fare in questo modo perché ci vuole più tempo, vedete. Poi, se volete, potete anche prendere con le dita e andare giù in questo modo. È la stessa cosa. Importante renderle pulite, che c'è la parte ovviamente che non va bene. Diciamo che la parte che se ne viene, cacciarla tutta. Ecco. Ecco qua. Andiamo avanti così per tutto il resto delle cipolle. Per avvantaggiare la pulizia si può agire anche in questo modo. Si prende una piccola cipolla, poi col coltello si può passare in maniera molto non profonda, che è proprio sottile nella lunghezza, e poi con le dita, facendo poco poco di pressione, allargando un po', vedete, se ne viene in maniera perfetta, roteando un po' la cipolla, ecco qua, e ci siamo. Ripetiamo, si sente un pochettino negli occhi. Si può fare così, si può fare un'incisione, non troppo profonda, chiaramente, giusto giusto i primi strati, ecco, e poi girare così, ecco qua, e guadagniamo in maniera veloce la cipolla. Ecco le cipolle rosse di appezzamenti piccoli che sono state pulite dalla buccia. Adesso sono un po' sporcarelle, adesso le metteremo sotto l'acqua corrente con acqua fredda e poi faremo vedere la soluzione da preparare per mettere in agrodolce. Le facciamo andare nel lavabo acqua fredda. Ok, li mettiamo dentro questo scolapasta. Ecco la soluzione che sta bollendo. Adesso possiamo già inserire le cipolle rosse dolci, quelle di appezzamenti piccoli. La soluzione si prepara con 250 ml di vino bianco, 250 ml di olio extravergine d'oliva, 250 ml di aceto di vino bianco. Poi mettiamo più o meno 20 g di pepe in grani. 7-8 fogliette di alloro e mettiamo ancora 50 grammi di zucchero e ancora 30 grammi di sale per questa quantità. La portiamo a bollore e possiamo adesso mettere le cipolle. Le cipolle, siccome sono più consistenti, queste qua devono andare almeno per 7 minuti da quando cominciano a bollire. Adesso l'acqua, per l'effetto delle cipolle che sono fredde, chiaramente scende di temperatura. Aspetteremo che bolle, poi facciamo cuocere per 7 minuti e poi verranno tolte e faremo vedere dopo la conservazione finale. Come vedete, la soluzione comincia a bollire. Adesso aspetteremo 7 minuti. Possiamo anche poco poco girare un po'.
Ancora un altro po', poi verranno messe dentro lo scolapasta, eccolo là, piazzato con una ciotola sotto. Passato il tempo possiamo con una schiumarola prelevarle, ecco qua, e le mettiamo nello scolapasta. Eccole, cipolle, come si devono presentare. Ok, dopo aver sterilizzato i vasetti, vale a dire a 90 gradi per almeno 15-20 minuti, possiamo adesso riempire i vasetti con le cipolle. Ecco qua. Anche con il guanto li facciamo andare in questo modo e li possiamo mettere in questo modo qua. Non è molto calda ancora, ma deve essere così perché poi verranno riempite a caldo con una soluzione. Ecco qua, va bene così. Prendiamo un altro vaso. Si va avanti così a riempire tutti i vasetti fino alla fine. Adesso completiamo i vasetti mettendo la soluzione calda in questo modo. Con un piccolo mestolo possiamo riempire della soluzione. Ne rimarrà un bel po', ma fa niente. Vi consiglio di poterlo utilizzare come esca per le zanzare, potrebbe funzionare bene, visto che c'è l'aceto, il vino. Riempiamo a lasciare quasi, diciamo così, mezzo centimetro, non di più. Ecco qua, ci siamo. Possiamo mettere i tappi. Uno, due, tre. Per 900 grammi più o meno si fanno quattro vasetti così. Pensavo di più, ma va bene lo stesso. Ecco qua. Questi vasi vanno chiaramente stretti in questo modo. Ecco, e vanno capovolti direttamente così. L'ho provata, uno veramente delizioso, e poi matureranno ancora meglio nei vasi. Molto molto gradevole. Poi le cipolle sono veramente molto saporite, queste qua sono veramente eccezionali. Ecco, noi adesso le teniamo sotto sopra, capovolte in questo modo, finché non si raffredderanno. Poi saranno messi in dispensa in un luogo fresco. Questa conserva si può consumare almeno entro un anno, sicuro. Alla prossima occasione da Michele Expert Croparati, Calabria.